E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, vi faccio a volo questo breve video di aggiornamento che poi magari approfondiremo più in là o domani, perché c'è stata una svolta in quello che ormai è evidente sia un omicidio, l'omicidio di Lorena Paolini, la donna di 53 anni di Ortona, provincia di Chieti, che il 18 agosto era stata rinvenuta quasi, insomma, priva di vita, moribonda, insomma, agonizzante per meglio dire, dal marito. Ora la svolta è che il fascicolo che era stato aperto per omicidio a carico di ignoti, adesso è indagato il marito. Il marito è indagato perché ci sono degli elementi, ci sono dei presupposti che conducono i sospetti su di lui. Il marito è l'imprenditore di pompe funebri, ironia della sorte, di pompe funebri Andrea Cieri. Perché è indagato? È indagato evidentemente perché lui ha dato l'allarme, è stato lui che ha trovato il corpo, però sono le modalità molto sospette. Perché? Perché in casa era tutto perfettamente in ordine. Lei aveva appena finito di stirare, ci stavano delle cose stirate, quindi tutto perfettamente in ordine in casa, quindi nessun segno di effrazione, ma soprattutto la figlia minorenne che dormiva nella sua stanza e che ovviamente dormiva ancora quando il papà è entrato verso le 12:30 e quindi se fosse successo qualcosa, insomma, a livello di rumori particolarmente elevati, si sarebbe svegliato. Invece sembra che la dinamica di questo delitto sia particolare, sia uno strangolamento avvenuto da dietro mentre la donna era seduta sul divano, quindi presa da dietro e strangolata. Purtroppo sembra che la dinamica sia così, poi in effetti si aspetteranno le risultanze dell'autopsia. Ora dobbiamo vedere come si evolverà. Certamente la posizione del marito è molto sospetta perché lui dall'inizio aveva dichiarato subito ai soccorritori che probabilmente aveva avuto un malore, che si era sentita male e probabilmente si era accasciata sul divano. Quindi anche quando ci stavano, insomma, queste perplessità sui segni sul collo, sembra che lui propendesse assolutamente per questo malore che fortunatamente il medico legale, insomma, ha visto che malore difficilmente poteva essere con quei segni sul collo. Poi il problema è che solo lui c'era, cioè anche la mattina c'era lui, poi dice che è uscito e poi è rientrato alle 12:30, magari non so se aveva sperato che la figlia si svegliasse prima e magari scoprisse la madre in quelle condizioni. Non c'è altro per il momento, cioè non abbiamo, cioè non hanno trovato gli inquirenti per il momento altri motivi, altre piste, altre persone che si sono potute introdurre in casa. Assolutamente non c'è nulla che conduca ad altri. La casa sta sottoposta a sequestro, ovviamente. Adesso si faranno i vari rilievi, sono stati fatti per il DNA, eccetera, ma sembra che stia tutto a posto. Quindi il problema è proprio quello, cioè quasi per esclusione, perché la donna è stata trovata morta, probabilmente strangolata, c'era solo la figlia minorenne in casa che dormiva e solo lui poteva entrare e poteva uscire. Ora si scava nella vita privata anche della donna, una bella donna, veramente una bella donna, come ho avuto modo di vedere da alcune immagini che circolano sui social. E probabilmente si deve indagare nella sua vita. Può darsi che
sia il movente, sempre come al solito, di questa gelosia malata, se ci fosse qualche altro uomo nella sua vita, se c'erano discussioni precedenti, se qualcuno della famiglia avesse saputo qualcosa, perché i sospetti per il momento sono questi. Poi, per carità, è solo un'iscrizione nel registro degli indagati, anche come atto dovuto, se vogliamo, perché i soccorritori e il PM, il procuratore Giuseppe Falasca, si è trovato di fronte a delle evidenze difficilmente ignorabili. Quando è stato chiamato, il medico ha detto: è stata strangolata, facciamo l'autopsia. In casa sta tutto a posto, non c'è nessun segno di effrazione, nessuno ha sentito niente nei dintorni. E cosa vogliamo più dire? Il marito Andrea Cieri dovrà dare più di una spiegazione. Ora è ovvio che dagli interrogatori si vedrà, insomma, cosa emerge, se emergono, insomma, delle situazioni che. Sicuramente, se fosse stato il marito, sicuramente c'erano delle situazioni pregresse, anomale, quindi si scava nella vita di Lorena, una morte che ha lasciato veramente costernati tutti coloro che la conoscevano. Abbiamo letto un post di un immenso dolore da parte della sorella, che dice che ormai la vita non ha più senso di lei, senza di lei, insomma, veramente qualcosa che nessuno si aspettava. E soprattutto l'atteggiamento sospetto del marito, ripeto, che dal primo momento propendeva per il malore improvviso, ha fatto ritenere, secondo me, come atto doveroso, che lui fosse iscritto nel registro degli indagati. Quindi vedremo, domani faremo un approfondimento ulteriore per vedere di dare giustizia a questa ennesima donna uccisa, questo ennesimo femminicidio. Lorena Paolini, 53 anni. Grazie, ci aggiorniamo. Un abbraccio a tutti quanti voi.